Buonasera e ben ritrovati a Chiara ci racconta e grazie a noi Frammenti di Siena per questa accoglienza. Allora continua la proposta di autori o autrici afghane eh, per eh, ricordare quello che sta succedendo, è la notizia di oggi che sono ufficialmente proibite ogni, eh, tutte le manifestazioni. Soprattutto di carattere politico, manifestazioni non autorizzate ed è confermato che le donne non possono più praticare nessuno sport. Quindi, proprio veramente, stiamo non lo so. Ogni giorno sembra che il peggio sia già passato, invece, invece no. Ogni giorno ci, i talebani offrono nuove possibilità e di, 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 di sofferenza pensando a quello che stanno. Le donne in Afghanistan soprattutto. Allora vi vorrei proporre la lettura di Suraya Saded, Le lezioni proibite. Inizio proprio dal prologo perché è, è molto interessante e dà un po' il senso di, del libro che potrete leggere. Lezioni alla luce di una lampada, 1997. Non feci fatica a trovare il negozio che vendeva burka a Peshawar in Pakistan. Avevo cominciato a sentire racconti sugli eccessi dei talebani in Afghanistan fin dalla loro conquista del potere nel 1994 e volevo passare inosservata e lavorare indisturbata una volta varcato il confine fra il Pakistan e il mio paese. Tutti i burka che vidi erano dello stesso azzurro, polvere e della stessa misura. Erano troppo lunghi per me, ma il negoziante mi suggerì di accorciarne uno. <coughs> più tardi, nella mia stanza d'albergo, mi provai il burka. Non riuscii a infilarci la testa. La finestrella di Garza non scendeva oltre la fronte e non riuscivo a vedere fuori. Tornai nel negozio e dissi al negoziante che avevo bisogno di un burka con più spazio per la testa. Lui me ne trovò uno nel quale riuscivo a infilarmi. A fatica. Pensai che mi avrebbe fatto venire l'emicrania, ma me lo sarei fatto andare bene. Il percorso che intendevo fare per raggiungere Kabul era lo stesso che avevo fatto negli ultimi quattro anni per portare aiuti umanitari in Afghanistan sotto forma di denaro e rifornimenti. Tranne il mio percorso però tutto era cambiato. Questa volta l'intero viaggio si sarebbe svolto in aree controllate dai talebani. Cambiai i nostri 35.000 dollari e ricevetti un sacchetto di valuta locale. Avevo sperato di nascondere il denaro sotto il burca nuovo durante il viaggio per raggiungere Kabul, ma non sarei riuscita a portarmi addosso tutti quei contanti neppure se avessi indossato una tenda. Il dottor Abdullah Nawabi e Sekander, i miei tre fidati collaboratori afghani, avevano accettato di accompagnarmi, perciò avrebbero potuto aiutarmi a trasportare i soldi. A Peshawar prendemmo un taxi che ci portò fino al confine con l'Afghanistan, dove indossai il burka. Appena me lo fu infilato percepì la differenza. Potevo andare liberamente dove volevo senza essere guardata come una straniera. Sulle prime la parte anteriore continuava a scivolare indietro, trascinando con sé i fori per gli occhi così non riuscivo a vedere nulla. E quando volevo mangiare o bere, dovevo sollevare un braccio come se fosse la proposcide di un elefante e infilare il cibo sotto il burka, cercando a tentoni la mia bocca aperta. Ma potevo sopportarlo. Almeno per il momento il burca era un gradito rifugio. Sul lato afgano del confine, ci unimmo a una folla di altre persone che erano appena passate attraverso il posto di frontiera. Salimmo tutti insieme su un autobus malconcio risalente all'epoca sovietica. Altri passeggeri avevano con sé bagagli di ogni tipo, valigie, pentole e vasellame, galline appese per le zampe. Immaginai che alcuni di loro fossero profughi afghani che tornavano a casa per tentare la sorte sotto i talebani. La tenda pesante divideva in due l'autobus. Sotto il dominio dei talebani, uomini e donne dovevano stare separati: gli uomini davanti, le donne dietro lungo la strada i talebani avevano collocato posti di blocco dove fermavano gli autobus e controllavano che le norme venissero rispettate. Se una donna veniva sorpresa nella parte sbagliata o se non era coperta adeguatamente, gli uomini che viaggiavano con lei sarebbero stati puniti. Nessuna donna poteva andare da nessuna parte senza un accompagnatore di sesso maschile, così i talebani avevano sempre un uomo con il quale prendersela. Quando ci mettemmo in moto lungo la strada piena di, di, bu di buche, con l'autobus che cigolava ogni cunetta, mi chiesi come mai le donne tenessero dei cuscini sopra la testa. Immediatamente l'autobus finì in una grossa buca e fummo sbalzate dai nostri sedili. Naturalmente le donne con i cuscini non ebbero alcun problema, mentre io urtai violentemente il tettuccio con la testa. Accidenti! Maledizione! Dite a quel dannato autista di rallentare! Esclamai in Dari. Tutti si voltarono e mi fissarono. Fui felice di essere nascosta sotto il burca. Dal mio accento dovevano aver indovinato che ero una straniera, ma non potevano vedermi. Mi voltai verso la donna seduta accanto a me. Se continua così mi verrà un bernoccolo grosso come una melagrana, scherzai. Non riuscii a capire se lei stesse sorridendo o meno perché non potevo vedere la sua faccia. Era come parlare con una maschera. Tieni, mi disse porgendomi un fagotto «Prendi questa giacchetta da bambino, non è un cuscino ma potrebbe esserti utile». «Ma cosa ne faccio?» le domandai. «Infilala sotto il burca, il cappuccio dovrebbe tenerla ferma». Infilai la giacchetta sotto il burca e la sistemai sotto il cappuccio. Quando riabbassai il burca avevo una bizzarra protuberanza sopra la testa. «Mi spiace!» La donna fece una risatina mentre mi guardava e che fa ridere. «Immagino!» risposi ridendo anch'io. Mentre viaggiavamo sotto un sole accecante nella parte posteriore dell'autobus cominciò a fare un caldo insopportabile. Finalmente ci fermammo in un posto dove un torrente scendeva dalla montagna e gli uomini scesero per bere e orinare. Io mi sporsi in avanti e scostai la tenda per parlare con il dottor Abdullah. «Devo andare a fare pipì», sussurrai. «Mi spiace», sussurrò lui, «non c'è nessun posto dove le donne possono andare». Ne ho bisogno. Non può, le donne non possono scendere. Quindi sotto i talebani le donne non possono fare pipì? Io devo andare. Aspetti un pochino, più avanti c'è un ristorante, può andare laggiù. Poco dopo gli uomini risalirono sull'autobus e cominciarono ad accendere delle orribili sigarette. Non so se contenessero più o meno, ma il loro fumo acre ben presto invase la parte posteriore dell'autobus e cominciò a concentrarsi. Dietro la tenda, formando una densa nebbia grigia, mi sporsi di nuovo in avanti e attirai l'attenzione del dottor Abdullah. può dire che la smettano di fumare. Qua dietro non abbiamo finestrini. Le donne fanno fatica a respirare a causa del fumo, annunciò il dottor Abdullah. Sul retro dell'autobus non ci sono finestrini. Nessuno sembrò badargli e il fumo diventò sempre più denso. Alcuni minuti dopo, mentre ci avvicinavamo a un posto di blocco talebano, mi sporsi in avanti una terza volta. Dica a quegli imbecilli che se non la smettono di fumare mi toglierò il velo, sibilai. Così i talebani ve le suoneranno di santa ragione. Tutti e tre i miei collaboratori, il dottor Abdullah, Nawabi e Secander, si voltarono a guardarmi. Non può farlo, obiettò il dottor Abdullah. Non si sa mai quel che potrebbe accadere. Vi avverto, dica che la smettano di fumare o mi tolgo il burka. Il dottor Abdullah annui e sorrise, pensando che stessi scherzando. Nawabi cercò di non ridere, ma Sekandar era atterrito. Sekandar sapeva che ero nata e cresciuta in Afghanistan, ma per quel che lo riguardava venivo da un altro pianeta. Secondo la sua esperienza, nessuna donna afghana si sarebbe comportata come stavo facendo io. L'unico modo per razionalizzare il mio comportamento era darmi l'etichetta di straniera. Surai Ayan, l'Afghanistan non è più come era quando lei viveva qui, disse Nawabi. Lei è stata negli Stati Uniti e qui le cose sono cambiate. Siamo in una fase nella quale le donne non possono... Sciocchezze! Non possono fare cosa? Domandai. È proprio perché ho vissuto negli Stati Uniti che non posso tollerare queste idiozie. Vede, è questo che intendo. Lei è impossibile. Non è possibile ragionare con lei. A quel punto la parte posteriore dell'autobus era avvolta in una fitta nebbia. Ero nauseata e stordita e stavo perdendo la pazienza. Voi uomini seduti davanti urlai: giuro su Dio che se non la smettete di fumare mi toglierò il velo davanti ai talebani, così vi pesteranno dal primo all'ultimo. Il dottor Abdullah si fece piccolo, piccolo. Awabi fece del proprio meglio per nascondere la faccia, ma le sue spalle stavano sussultando dal ridere. Secander guardò fuori dal finestrino con un'espressione impassibile. Gli uomini seduti davanti si guardarono l'un l'altro, costernati. «Chi è quella pazza? È con te?» «Non importa con chi sono, strellai. Smettete di fumare o mi toglierò il velo!» Un attimo dopo gli uomini cominciarono a buttare mozziconi di sigaretta fuori dai finestrini. La donna che mi aveva prestato la giacchetta si chinò verso di me. «Grazie», sussurrò. «Stavo per morire». Il ristorante con la possibilità di fare pipì, del quale mi aveva parlato il dottor Abdullah, non era ancora comparso e non avevo la minima intenzione di starmene seduta zitta, e buona parte è buona nella parte posteriore dell'autobus e farmela addosso. Nel mondo dei talebani, noi donne avremmo dovuto tenercela per tutto il viaggio di 12 ore. E chissà come andrà a finire questa della pipì, ma soprattutto questo di cui lei parla come se fosse finito, in realtà è tutto ricominciato. E cerchiamo di fare qualcosa e aiutiamoli lì. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao e grazie.